è il dirigente generale, il dottor Giuseppe Ferrari, il neoquestore della provincia di Potenza. Nominato dal capo della polizia, il dottor Ferrari subentra al dottor Antonino Pietro Romeo, collocato in quiescenza dal 1 giugno scorso. 59 anni, coniugato, originario di Busseto, laureato in giurisprudenza con lode all'Università di Parma, Ferrari arriva da Reggio Emilia, dove ha ricoperto l'analogo prestigioso incarico. Inizierò in questi giorni i primi contatti con le altre autorità, con gli altri rappresentanti delle istituzioni, e poi da lì delineeremo degli indirizzi, appunto, per affrontare e risolvere le problematiche eventualmente presenti sul territorio. Quando riguarda l'organico, pensa che a livello numerico di forze siano sufficienti per quello che comunque ha in mente per il suo lavoro? Appunto, anche questo è correlato alla conclusione di questa prima fase, durante la quale mi renderò conto di quelli che sono i problemi. Una volta che avrò compreso quelle che sono, appunto, le esigenze, sarò anche in grado di valutare se l'organico attualmente a disposizione è adeguato o meno per risolvere i problemi. In prospettiva della stagione estiva, comunque, quali saranno le attività standard che la polizia metterà in campo nella provincia? La polizia ha sempre, ovunque, una mission che è quella della prossimità, cioè l'essere tra la gente, essere a stretto contatto con la comunità. È chiaro quindi che, andando incontro alla stagione estiva, sicuramente aumenteranno gli eventi in provincia, e allora ecco che dovremo cercare di essere, soprattutto in queste occasioni, il più possibile vicini alla gente ed eventualmente ai problemi che le persone ci rappresenteranno.